il mio modo di argomentare è scientifico, ma non segue il percorso che la fisica, la scienza generale segue, ossia parte dal dettaglio, verificato sempre quanto più è possibile nelle sue dimensioni minime, per risalire di dimensione in dimensione a leggi sempre più generali. Questo percorso è sicuro perché procede attraverso prove minime e tutte verificabili. Però prima che questo percorso riesca a raggiungere dei risultati, bisognerebbe veramente riuscire a conoscere tutto, perché per risalire dal particolare al generale è proprio indispensabile una conoscenza complessiva. Però sapete bene tutti come quando noi cerchiamo di raggiungere un obiettivo, per esempio di andare in un luogo collocato in lontananza, noi lo mettiamo proprio come obiettivo ed è collocato lì in fondo. Per arrivare lì in fondo sono necessari tutti i nostri passi relativi, ma noi non possiamo cercare di conoscere un arrivo se a questo punto finale di arrivo noi non puntiamo, perché considerando una intera circonferenza di 360 gradi con noi al centro, se noi vogliamo definire l'arrivo attraverso i nostri passi, dovremmo riuscire a compiere tutti i passi possibili e immaginabili per arrivare non a un punto della circonferenza, ma a tutti i punti della circonferenza. Voglio dire che noi, quando cerchiamo di raggiungere un obiettivo, dobbiamo puntare sull'obiettivo. Certo che l'obiettivo è collocato a distanza, certo che mancano tutti i passi che da questo punto in cui noi siamo giunti mancano all'obiettivo. Però abbiamo un doppio riscontro, quello dei passi realmente fatti e lì in fondo l'obiettivo, nonostante tutti i passi che ancora manchino. Voglio dire che la scienza, quando cerca di raggiungere essa pure il suo obiettivo, deve controllare i suoi passi che arrivano fino qui sulla base del traguardo che è collocato qui, anche se tutta questa parte intermedia di passi ancora non è nota, non è stata compiuta. Se noi non ci serviamo di questo elemento dato dal traguardo, noi non riusciremo a centrare il nostro obiettivo proprio per la mancanza dell'obiettivo. Ma qual è questo obiettivo? L'obiettivo viene fuori proprio identificando all'interno di un'intera circonferenza di 360 gradi al centro della quale noi siamo collocati, un punto preciso di questa circonferenza. Possiamo considerare la circonferenza come l'assetto generale, però questo punto, che è il nostro obiettivo, è e discende da tutti i punti della circonferenza, individuandone uno. Voglio dire che il procedimento inverso a quello seguito dalla fisica, ossia quello che dal generale discenda
al particolare, deve arrivare in modo certo a identificare il punto di arrivo di questo altro percorso che ci ha portato fino qui. Noi dobbiamo sapere che il nostro cammino è teso a questo punto. Dobbiamo tenere conto di entrambe le cose in modo certo, anche se lo spazio intermedio, i passi intermedi ancora mancano. E che cosa voglio dire? Voglio dire che, per esempio, se noi attraverso il sistema scientifico arriviamo alla relatività generale di Einstein, dobbiamo sapere che essa punta, essa pure, ad un traguardo. Qual è questo traguardo? Quel dispositivo generale che fu fissato 200 e passa anni fa dagli illuministi francesi e che consiste nel sistema metrico decimale cui furono condizionate e obbligate tutte le unità della fisica. Quindi se noi ci occupiamo della relatività generale in cui sono quantificate qualità come l'energia, la massa e lo spazio e il tempo per quanto riguarda la C2, noi dobbiamo sapere che poiché tutte le unità della fisica hanno come completamento del loro ciclo il ciclo 10, questo ciclo deve essere il traguardo al quale punta la relatività generale. E a questo punto ci rendiamo conto che se proprio come imposizione generale è fissata per ogni unità della fisica il ciclo 10, significa chiaramente che noi ci facciamo regolare in ogni cosa dal ciclo 10. Quando poniamo questo ciclo in relazione a se stesso, ossia quando poniamo i 10 decimi in relazione a un solo decimo, ci sono da compiere altri 9 decimi. 9 è tutto il cammino e anche tutta l'energia per questo cammino che una massa deve avere o ricevere come forza per compiere lo spostamento da quella condizione di immobilità in forza del primo principio della fisica per cui essa conserva il suo livello di massa, per arrivare a compiere tutto il suo ciclo, quindi arrivare al suo 10, deve ricevere una forza che è 9 volte quella massa. Sappiamo in modo chiarissimo che tutto lo spostamento proprio originale che appartiene al sistema unitario e lineare di ogni unità è che se noi fissiamo una unità secondo il principio primo della dinamica in cui la massa è conservativa e poi attuiamo il secondo principio in cui grazie a una forza essa accelera, occorrono 9 volte l'intervento di una forza per spingere quella massa a traslare da quella posizione iniziale 1 alla posizione 2, poi alla posizione 3, poi alla 4, poi alla 5, accelerando ogni volta per la forza che riceve. Quindi sappiamo dal calcolo inverso
che parte proprio dalle condizioni generali che noi abbiamo impostato, che 9 deve essere il numero messo in relazione alla massa 1. Quindi quando dalla relatività generale, calata poi nei numeri, vediamo che l'energia è uguale alla massa moltiplicato C2, che non è uguale a 9 nel numero, perché 9 è il quadrato di 3, mentre invece noi arriviamo al quadrato di 2,99 rotti alla dimensione di 10 alla 8 metri. E quindi ci rendiamo conto che, poiché non siamo arrivati attraverso la relatività generale a quell'obiettivo per cui devono essere 9 gli spostamenti totali della massa 1, e noi dobbiamo tenere conto entrambe le condizioni e dire che manca ancora qui qualcosa, cioè che questa condizione di relatività generale a cui noi siamo arrivati non è ancora la condizione intera, perché non prevede ancora che C2 sia 9. La stessa cosa la attuiamo quando noi parliamo. Dobbiamo avere un obiettivo, che è il sistema numerico con il quale noi facciamo i conti, che deve essere posto a servizio della comprensione. E il sistema numerico è sempre quello, è la solita verità di 10 elevato a 0 uguale 10 elevato a 1 per 10 elevato a meno 1. È il solito 1 uguale 10 decimi. E da questo valore dobbiamo scendere nuovamente allo stesso sistema. Ora, quando in fisica noi facciamo questa cosa, arriviamo a vedere che nella natura fisica abbiamo ragionevolmente bene estratto alla dimensione di un metro come l'unità dello spazio. Ci siamo arrivati attraverso la considerazione dei rapporti che esistono tra una massa come la Terra, che è tenuta chiusa da una circonferenza che poi ruota in tutti i versi e praticamente carota questa massa, e essendo una massa dichiaratamente libera di muoversi nel suo sistema conservativo, evidenzia tutte le relazioni che esistono tra la linea che chiude questa massa attraverso la sua circonferenza, la linea del meridiano, il meridiano più del l'equatore o delle altre linee perpendicolari a quella del meridiano, perché mentre il meridiano considera lo spanciamento che esiste nella linea dell'equatore, perché lo rispetta in tutti i modi, nell'altra abbiamo che l'equatore è più grande e poi gli altri sono tutti più piccoli, quindi deve essere il meridiano quella circonferenza che girando comprende e circoscrive tutta la massa. Quindi le relazioni furono determinate proprio attraverso una circonferenza che fu posta grande 10 elevato a 10, il che rappresenta proprio l'intera unità dello spazio quando si basa sul 10 ed ha per esponente lo stesso 10. 10 è il ciclo totale,
Quindi il ciclo totale della base come potenza avente lo stesso ciclo intero fu riconosciuto dagli illuministi francesi come l'intero. Doveva essere riconosciuto intero come massa, ma preliminarmente, avendo determinato che ogni unità esiste nel suo ciclo 10, se era posto unitario lo spazio, la massa, lo spazio doveva essere posto come il ciclo 10 della massa. Quindi la massa doveva essere un decimo dello spazio unitario. Quindi fu deciso che dovessero essere decimetri di un metro ancora da definire, quei 10 alla 10, che fossero la lunghezza di tutta la circonferenza del meridiano. 10 alla 10, però non in funzione pura di linea, in funzione di lunghezza di un anello solido fatto da decimetri cubi affiancati, che avessero 10 alla 10 come lunghezza e un decimetro quadrato come sezione. In questo modo, questo anello era tutto fatto di massa unitaria. A questo punto, sapendo che nello spazio di 10 masse, ossia nel metro, ci sono, poiché lo spazio è tridimensionale, 10 per 10 per 10, ossia 10 al cubo masse unitarie, fu presa quella massa totale nel volume di 10 alla 10 decimetri cubi e fu decisa come non tutta la circonferenza, ma come 4 quadranti retti in cui ciascuno fosse 10 alla 10. In sostanza, tutta la circonferenza fu riconosciuta fatta da quarti e ogni quarto era 10 alla 10, tanto che tutta la circonferenza fosse 4 volte 10 alla 10 decimetri cubi. A questo punto, per calcolare i metri cubi, bastava dividere il volume di 4 per 10 alla 10 decimetri cubi per 1000 e furono ottenuti 4 per 10 alla 7 decimetri metri cubi. A questo punto anche la lunghezza in metri era 4 per 10 alla 7 metri, poiché la sezione era stata riportata, la sezione di questo anello, a un metro quadrato. In sostanza, la nostra circonferenza del meridiano doveva essere 40 milioni di metri come lunghezza. Avendo noi realmente la superficie terrestre e quindi anche il suo meridiano, bisognava valutare che il meridiano fosse lungo 40 milioni di metri ed ecco quanto doveva essere lungo il metro. Questo sistema era perfetto, in quanto il 4 che fu stimata la lunghezza del meridiano terrestre alla dimensione 10 alla 7 di 10.000 metri, quel meridiano, avendo un quarto come tempo e tre quarti come spazio, e giunsero a questo,
attraverso la trigonometria, che riconosceva come la variazione tra tutti gli elementi che esistevano nella trigonometria era intera nella rotazione di 90 gradi, ossia di un quarto dei 360 gradi, perché gli altri tre quadranti erano identici al primo e diversi solo per questioni di segno. Quindi la variazione totale accadeva solo in un quarto dell'angolo giro. Quindi un quarto fu considerato come tempo e tre quarti furono considerati come spazio. Questo ragionamento, vedete, è fatto 200 anni prima che Einstein affermi che le dimensioni dello spazio-tempo sono 4, 3 di spazio e una di tempo. In sostanza furono già fatte dai francesi che a questo punto definirono che lo spazio percorso da un quadrante retto nella sua circonferenza era dato da 3 quarti di spostamento. Ora, se la lunghezza è di 40 milioni di metri, 10 milioni di metri costituisce il tempo e 30 milioni di metri costituisce la totalità, ossia l'unità dello spazio. 30 milioni di metri era la presenza dell'unità dello spazio relativo alla massa tutta chiusa, racchiusa e quindi descritta da una circonferenza. A questo punto, per risalire al rapporto assoluto, bisognava considerare semplicemente che questa presenza della massa racchiusa nella circonferenza esisteva nel ciclo 10 di ogni cosa, quindi anche della massa terrestre. E 10 volte 3 per 10 alla 7 significa 3 per 10 alla 8, ossia 300 milioni di metri. Poiché per riferire tutto ciò come ciclo assoluto bisogna dimensionarlo messo in relazione al tempo assoluto dato e riconosciuto nel secondo, ecco che discende immediatamente che fu definita la dimensione assoluta di 300 milioni di metri al secondo come quella che realmente chiude la Terra nel suo cerchio che la carota e la comprende e la conclude, la chiude, la racchiude. Se il buon Albert Einstein avesse tenuto conto questo che era l'arrivo cui doveva arrivare la sua formula, non avrebbe accettato conclusivo l'arrivo non a 300 milioni di metri al secondo come la velocità C, cioè avrebbe deciso che la velocità C doveva arrivare a 300 milioni di metri al secondo e accortosi dalle misurazioni fatte nel vuoto che invece la velocità assoluta della luce non arrivava a 300 milioni di metri al secondo ma a 299 e rotti, avrebbe dovuto dire: come mai? Perché? E si sarebbe accorto che evidentemente questo flusso riguardava un volume avente una sezione maggiore di 1, perché questo flusso di volume doveva essere quel 300 milioni di metri cui noi siamo arrivati
discendendo dalle condizioni iniziali che furono fissate dagli illuministi francesi. Se egli invece non traguarda bene questo approdo cui deve arrivare la sua relatività generale e giunge a questo punto in cui C2 non è 9 ma è 8,98755 e rotti, insomma è meno di 9, avrebbe dovuto dire manca ancora qualcosa, devo compiere ancora dei passi di avvicinamento perché devo traguardare questo, perché questo discende puntualmente dalle condizioni iniziali che furono poste proprio quando fu definita la lunghezza del metro e la durata del secondo, nella relazione lineare che la massa percorresse 10 decimi come ciclo unitario, ma non avendolo fatto è stato proprio come chi cammina e non sa ancora dove deve arrivare, per cui non tenendo conto del traguardo cui deve giungere e fissando un risultato mette le condizioni per non avere ancora una fisica unificabile, in quanto l'energia totale che risulterebbe dalla sua formula non è l'energia totale. L'energia totale riguarda una massa di volume. Infatti noi, se abbiamo un fiume che corre alla velocità di un metro al secondo, ha una certa spinta, ha una certa massa, esercitata per esempio su una turbina per produrre energia elettrica. Nel mondo reale è diversa la situazione che questo fiume abbia la sezione di un metro quadrato o di un milione di metri quadrati. Perché è intuitivo che un milione di metri quadrati che avanzano di un metro al secondo esercitano una spinta che è un milione di volte superiore. Ora, se la velocità assoluta della luce è sempre quella, ma abbiamo una sezione che è 1 o una sezione che è maggiore di 1, è evidente che noi, se non consideriamo l'incidenza della sezione, e non abbiamo ancora raggiunto la massa totale, perché la massa totale l'abbiamo solo quando abbiamo veramente la sezione totale che esiste. Perché se essa è maggiore di 1 e scorre a meno di 300 milioni di metri, ma deve riguardare 300 milioni di metri cubi, è evidente che abbiamo una sezione maggiore di 1,